got somebody longing for someone to hold me. It could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy. Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti nel canale. Oggi sono in compagnia di mia moglie, come vedete, e del mio fido cane Fiocco. Oggi l'ho portato con me, quindi vediamo se riesco a fare qualcosa in volo. Non pronuncio la parola perché appena la sente impazzisce. Però vi dico tutto dopo la sigla, dai. Ciao. Sono fan della birra inglese, ciambelle americane, fumetto giapponese, le bacio alla francese. Nonostante tutto sono fan del mio paese, in gita col panino al sacco con la nuria calabrese. E sono fan della macete, anche della Pausini, pure se non ci credete. Sono felice se fanno successo perché un fan geloso poi diventa un hater. Sono fan dell'estate, del pigiama invernale, delle litigate, delle serenate, delle canzoni stonate, delle parole crociate. Allora ragazzi, eccoci qua. Come sempre bentornati, benvenuti sul canale. Se vi fa piacere e ne avete voglia, come sempre vi chiedo di iscrivervi, di attivare la campanella per le notifiche per i prossimi video e magari mettere un like, insomma, se vi piacciono i posti che vado a visitare. Oggi abbiamo deciso insieme a mia moglie di venire qua, andare a Capanna Monza, che è un percorso, un'escursione che non ho ancora mai fatto, e quindi, visto la bella giornata ancora, abbiamo approfittato per fare una bella passeggiata qua. Ok? Va bene, dai, ci vediamo dopo. Ciao! Open enough just to see if I'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I.
as a river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in this waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning. Allora ragazzi, come dico sempre, siamo a rientro, siamo riusciti ad arrivare su al rifugio Alpini Monza, monzese, nominato un po' così più semplicemente Capanna Monza. Dovete stare attenti perché allora non è molto ben segnalato, quindi dovete un attimino un po' stare attenti ai percorsi che fate, perché se no potete anche sbagliare in certi bivi. Non è sicuramente un percorso per tutti, perché in alcuni punti bisogna utilizzare anche le mani per salire, e se venite con i bambini sicuramente dai 10-12 anni in su non venite con bambini più piccoli, perché rischiate solo di avere grosse difficoltà. È un percorso abbastanza impegnativo, nel senso che comunque tenete conto che partendo dal parcheggio giù ci vogliono almeno un paio d'ore a salire, almeno con un passo buono un paio d'ore, e quindi la difficoltà non è così semplice. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima, seguitemi sempre. E come ultima cosa, insomma, volevo darvi questa volta un consiglio, un altro consiglio per quando si fanno queste escursioni, di avere sempre, se possibile, naturalmente qualcosa da mangiare con voi per una riserva immediata di energie, e se potete anche magari in macchina tenere una borsa frigo o comunque un contenitore con alcune cose alimentari di base, acqua, frutta secca, qualche barretta energetica, in modo che se all'ultimo decidete di venire in qualche escursione, come spesso faccio io, spesso e volentieri, o comunque siete in giro e una volta scesi vi sentite un po' deboli, un po' di mancanza di energia, avete subito qualcosa pronto, un Energate, qualcosa per... sono piccolezze, ma possono sempre essere molto utili all'occorrenza. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, buona continuazione, ciao da tutti, ciao anche da mia moglie, ciao da Fiocco, ciao!
anche questa volta nel finale metterò una canzone degli anni 80. Non sarà per forza di un film, di una tipologia di un film, ma sicuramente una canzone per noi degli anni 80. Quindi continuate a seguirmi, vedete se riuscite a riconoscerla e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi! Spettacolare, il mio cane impazzisce chiaramente su quest'acqua, perché l'acqua qua è sempre abbaiare, è sempre passare. If you can work this equation, then I guess I'll have to show you the door.